al via la nuova stagione del Teatro dei 99. La realtà cittadina di arti performative è candidata a diventare un punto di riferimento della cultura e dei mestieri dello spettacolo. Teatro per bambini, musica, danza, prosa e tanto altro ancora nel Teatro dei 99. Un luogo intimo dove fare cultura, un luogo dove condividere momenti d'arte che rappresentano un alimento per le menti e per l'anima. Uno spazio multidisciplinare a disposizione della città in cui ciascuno può sentirsi a casa. Sono state queste le parole dedicate all'avvio di questa stagione da parte del direttore artistico del Teatro dei 99, Loredana Enrico. Non c'è tanto spazio neanche fisico fra la platea e il palcoscenico. Questa è una cosa che avvantaggia molto la platea, molto meno gli artisti, perché insomma avere il pubblico proprio vicinissimo anche, mette a dura prova anche i più bravi e i più navigati, però quando si crea la magia e l'alchimia è veramente... veramente emozionante far parte di questo spettacolo, perché gli spettatori fanno spettacolo insieme agli artisti in palcoscenico. 9 appuntamenti in cartellone, di cui 3 spettacoli interamente dedicati ai ragazzi. La stagione parte con il botto giovedì 15 novembre alle ore 21 con Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Di solito si dice delle donne, ma in questo caso ormai i sessi si sono invertiti e quindi raccontiamo la storia di 4 amici che ogni lunedì da 15 anni si ritrovano a casa del nonno di uno dei 4 a giocare a carte. Succede che per le telefonate delle proprie mogli, delle ex mogli, insomma, per il nervosismo non si gioca mai. Cosa succede? Ma facciamo qualcosa di diverso. Chiamiamo una signorina che può essere la nostra leggerezza, invece la signorina sarà la botta finale, quindi la crisi di nervi arriverà a compimento. La stagione teatrale dei bambini è stata curata da Loredana Enrico e Sandro Argentieri. Sono 3 appuntamenti dedicati ai bambini, soprattutto perché il Teatro dei 99 ospita ed è la scuola del Teatro dei 99, quindi l'attenzione, la nostra attenzione è dedicata soprattutto ai più piccoli e ai genitori, diciamo alle famiglie. Questi 3 appuntamenti che si avvicenderanno fra loro sono un po' di caratura differente, nel senso che il primo sarà Favole a merenda e sarà uno spettacolo, una rivisitazione un po' più comica delle varie favole che già conosciamo, con alcuni personaggi un po' particolari. Novità di questa stagione sono i workshop. Gli artisti offriranno agli amatori e ai professionisti consigli e dimostrazioni su come migliorare e approfondire la disciplina artistica praticata. Raccontare il dietro le quinte andando ad avere un focus su un'attività che può essere utile al pubblico, sia a capire chi è l'artista che si trova davanti e magari informazioni che possono essere importanti per chiunque le voglia ascoltare.